Correre sulla neve è una delle attività forse più belle che si possono fare d'inverno, però bisogna saperla anche fare in sicurezza e con la giusta attrezzatura. Oggi vediamo 4 consigli più uno bonus finale fondamentale per farlo in sicurezza e con la giusta attrezzatura. Il primo consiglio naturalmente riguarda le scarpe, che se d'estate possiamo utilizzare delle classiche scarpe da trail running, d'inverno c'è da avere qualche accortezza. Abbiamo due possibilità: o utilizzare appunto una classica scarpa da trail running bella traspirante, che quindi se dovessimo bagnare il piede tenderà ad asciugarsi, oppure possiamo utilizzare una scarpa appositamente studiata per il winter running, quindi magari con membrana e una ghetta che ci evita l'ingresso di neve. Vi sconsiglio fortemente di utilizzare magari una scarpa estiva ma col Gore-Tex, questo perché se dovesse entrare della neve e trasformarsi in acqua a fatica andrebbe ad uscire, quindi rischiereste di bagnarvi i piedi e col freddo anche avere problemi di geloni. Ma quale andare a scegliere? Tra le due vi consiglierei più la scarpa estiva, che si può asciugare perché è traspirante se correte su neve battuta, fango, comunque di neve non ne avete tantissima, oppure se avete la fortuna di correre in tanta neve, con neve anche profonda, sfondosa, quindi stare tante ore col piede all'interno della neve, vi consiglio più quella con laghetta. In questo caso vi terranno sicuramente più al caldo, eviteranno l'ingresso di acqua e neve e tutti i problemi che ne vanno a conseguire. Infine, per quanto riguarda le scarpe, un accenno alla suola chiodata. Può aver senso sì e no. Ha senso se avete la fortuna di abitare in quei posti dove uscite di casa, vi fate qualche metro per arrivare al sentiero e poi avete praticamente sempre neve e ghiaccio. Se invece per dove cercare la neve dovete farvi diversi chilometri su strade forestali, sentieri, anche in mezzo al fango, meglio optare per una suola magari con un bel tassello da almeno 5 mm e nel caso avere con noi un paio di ramponcini da utilizzare all'occorrenza. Il secondo consiglio riguarda naturalmente l'abbigliamento, perché se d'estate possiamo correre con un abbigliamento anche un po' generico, d'inverno invece c'è bisogno dell'abbigliamento apposta. Qui abbiamo due soluzioni, o il classico abbigliamento in sintetico oppure in lana. Sul sintetico vi consiglio di andare su un sintetico di buona qualità, di ottima gamma, perché abbiamo bisogno di un prodotto che ci tenga sia al caldo ma che sia anche traspirante e se anche antivento non è per nulla male. Quindi o un prodotto sintetico ma di alta gamma, di cui anche i prezzi sono abbastanza alti, oppure vi consiglio di andare sulla lana merino. Tendenzialmente può costare meno rispetto al sintetico d'alta gamma, ha delle ottime proprietà di termoregolazione e davvero può sfruttare un ottimo range di temperatura. E poi se dovessimo andare a correre per tante ore, la lana non puzza di sudore a lungo andare. Per quanto riguarda i gusci, qui dovremo avere un guscio sia per la parte inferiore delle gambe sia per la parte superiore. Abbiamo la possibilità di portarci o un antivento oppure un guscio classico impermeabile. Sta un po' in base anche alle vostre scelte. Io personalmente preferisco sempre più avere un abbigliamento anche antipioggia, perché se il tempo cambia velocemente in montagna in estate, vi assicuro che d'inverno cambia ancora più velocemente. Il terzo consiglio invece è fondamentale per evitare che ci geli l'acqua all'interno delle soft flask, che veramente può essere un enorme problema. Nel caso in cui dovessimo essere già in giro e scendere molto la temperatura, abbiamo un piccolo trucchetto che ci eviterà che si congeli l'acqua, ovvero quello di inserire la soft flask a testa in giù, col beccuccio a testa in giù. Per vari principi fisici l'acqua tenderà a congelare solamente nella parte superiore, quando dovremo bere è un pochino più scomodo, ma almeno saremo sicuri di non avere l'acqua congelata. Un altro consiglio è quello di aggiungerci magari un pochino di sale. Come sappiamo il sale tende ad abbassare la temperatura di congelamento dell'acqua e anche in questo caso non avremo il problema di ghiaccio. Se poi dobbiamo correre invece a delle temperature estremamente rigide, possiamo utilizzare delle sacche idriche fatte apposta con una imbottitura esterna che appunto eviterà che l'acqua vada a congelarsi. In questo caso possiamo arrivare veramente a tanti gradi sotto zero e sono l'ideale per chi corre in climi veramente veramente molto freddi. Il quarto consiglio fondamentale è quello di non dimenticarvi mai tutti gli accessori che fanno parte del winter running. Ovvero parliamo di ramponcini, fondamentali per non scivolare sul ghiaccio, una torcia, anche lei fondamentale viste le ore di sole che vanno a diminuire d'inverno, altrettanto fondamentale guanti, cappello. Guanti vi consiglio soprattutto di averli belli traspiranti, magari non impermeabili. Non sottovalutate poi l'utilizzo di un GPS, che vanno bene sia gli orologi con le mappe che i telefoni, perché in caso di avere quell'effetto di whiteout che non si vede la differenza tra il terreno e il cielo, è veramente fondamentale sapere dove stiamo andando. E ricordatevi che d'inverno la neve va a coprire i sentieri e se non li conosciamo è facilissimo perdersi.
Inoltre, naturalmente, non dimenticate davvero occhiali e crema solare. Soprattutto nelle giornate di forte sole, il riverbero della neve può essere davvero un cattivo nemico, può farci prendere delle brutte ustioni alla pelle e può provocare dei bruttissimi dolori e malanni anche all'occhio. Infine, il consiglio bonus che vado a darvi è dato dalla mia esperienza personale sia di alpinista che di trail runner. Per quanto riguarda il winter running, vi sconsiglio fortemente di andare a cercare nuovi percorsi. Fate sempre dei percorsi che conoscete, che avete già fatto magari in estivo, perché durante l'inverno la montagna cambia completamente ed è veramente facile andare a immischiarsi in punti in cui magari ci può essere pericolo valanghivo o peggio ancora. Inoltre tenete sempre a mente che correre sulla neve è molto più difficile e faticoso che correre su un terreno classico, soprattutto se la neve è sfondosa. Un giro che magari d'estate ci mettete a fare 3 ore, d'inverno potreste metterci anche il doppio del tempo. Quindi tenete sempre in considerazione il tipo di neve su cui andrete a correre e se non sapete le condizioni che troverete, tenete sempre un paio d'ore di margine, perché davvero vi possono aiutare a non cacciarvi in brutte situazioni. Dunque ragazzi, questi sono i miei 5 consigli personali per se volete andare a correre d'inverno sulla neve. Andateci perché è bellissimo, ma fatelo in sicurezza e con la giusta attrezzatura. Adesso che sapete tutti i consigli, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi siete mai andati a correre sulla neve, se vi piace. E nella speranza sia stato esauriente e esaustivo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!